Gli si porta l'attenzione verso qualcosa di specifico. Se poi, per esempio, è fatto verso il volto del personaggio, si porta attenzione verso il suo pensiero, il pensiero di quel personaggio, e quindi è il supporto perfetto per andare a comunicare il conflitto interno che può avere un personaggio e farlo immergere completamente nella sua esperienza. Molto spesso mi viene chiesto sulla base di cosa è giusto scegliere uno spallaccio piuttosto che un gimbal per una determinata scena. Ecco, in questo video andremo a risolvere questo dubbio parlando non soltanto di spallaccio e gimbal, ma di 7 tipi di rig che esistono, per comprendere esattamente come questi vadano ad influire sulla sensazione e l'emozione che una ripresa trasmette. Tutto quello che vi dirò oggi sarà limitato all'utilizzo esclusivo dei tipi di supporto. Poi in realtà ci sarebbe anche da soffermarsi sui vari movimenti di camera e di come anch'essi esprimono e trasmettono diverse sensazioni. Ma oggi parliamo soltanto dei supporti e partiamo subito dal più semplice, che personalmente utilizzo moltissimo, ovvero il rig a mano libera. Rig a mano libera che, parlando in termini cinematografici, significa girare con uno shoulder rig, ovvero uno spallaccio, oppure un easy rig. Un tipo di ripresa realizzata con un rig a mano è abbastanza traballante e viene utilizzata per aumentare l'intensità di una scena. In altri casi viene utilizzata con meno vibrazioni per stabilire l'intimità con un personaggio. Questo movimento leggero in stile documentaristico fa immergere lo spettatore all'interno della scena, come se fosse proprio lì con i protagonisti. Ci sono per esempio dei film dove inizialmente il movimento della camera è molto leggero, a mano libera, shoulder rig, easy rig, ma poi successivamente, per qualcosa che all'improvviso accade, aumenta la tensione e di conseguenza aumentano anche le vibrazioni della camera. E qui vi lancio uno spoiler, perché la settimana prossima uscirà il video dedicato al mio spallaccio definitivo. Dopo anni e anni e anni ho finalmente trovato il setup giusto per il mio spallaccio, lunedì prossimo qui sul canale, quindi iscrivetevi così non vi perdete il video appena esce. Il secondo supporto su cui mi voglio soffermare è il treppiedi, perché è perfetto per delle riprese che siano statiche, ma anche per delle riprese con del movimento da parte dei protagonisti, perché la camera di base rimane fissa, ma quello che si muove è ciò che è all'interno dell'inquadratura. Se è necessario un movimento, si utilizza soltanto il movimento della testa, una testa fluida del treppiede, per andare a spostarsi da un punto A a un punto B, come possa essere per esempio un movimento verso l'alto, verso il basso, verso sinistra, verso destra. L'utilizzo di un treppiede è consigliato quando non si vuole distrarre lo spettatore dai soggetti che sono all'interno dell'inquadratura, per esempio se si ha un dialogo, oppure è consigliato per quelle riprese dove la composizione dell'immagine fa da padrona all'inquadratura, o ancora quando c'è del movimento ma si riesce a vedere esattamente tutto quanto quello che succede all'interno della scena, ed è una cosa che fa spessissimo Wes Anderson. Parliamo di un supporto che viene utilizzato moltissimo nel cinema e che in una situazione low budget può essere anche ricreato sfruttando il gimbal. E sto parlando del pedestal, che è un meccanismo che si muove soltanto verticalmente per movimenti molto piccoli e si utilizza quando si vuole riprodurre il movimento di un attore, oppure quando si vuole far scoprire allo spettatore la dimensione dello spazio, quindi inquadrando per esempio da dietro la nuca del nostro personaggio, muovendoci con il pedestal verso l'alto o verso il basso, o ancora per andare a creare della suspense. E più questo movimento sarà lento, maggiore sarà questa suspense. Poi, quando i movimenti verticali devono essere ancora più pronunciati, allora ecco che entrano in gioco i bracci, che si utilizzano per estendere la camera verso l'esterno, farla scorrere dolcemente a destra o a sinistra, in alto o in basso. I grandi movimenti del braccio vengono utilizzati per seguire i personaggi all'azione e catturare il mondo che li circonda, oltre che ovviamente ad evidenziare la libertà. Arriviamo
adesso ad un altro supporto che con tanta praticità può essere ricreato sempre con un gimbal o banalmente anche con lo slider, e sto parlando del carrello, che in inglese viene chiamato dolly. E qui vi rimando un po' al Vita da Set che è uscito la settimana scorsa, dove sembra che nessuno abbia capito quello che è successo, perché nel titolo effettivamente c'era scritto che simulo il movimento di un dolly con uno slider, ed effettivamente lo slider non fa nient'altro che lo stesso movimento che fa un carrello. Il carrello è il dolly, carrello in italiano, dolly in inglese. Qual è la differenza sostanziale? Che lo slider come possibilità di movimento ha semplicemente la lunghezza dello slider, quindi il movimento può essere molto piccolo, mentre un carrello si muove su dei binari e quindi il movimento che può fare la camera può essere molto più lungo. Ma tornando a parlare del carrello, del dolly, vi ho detto appunto che il carrello si muove su dei binari. Questi binari possono essere dritti o possono essere curvi, ed è perfetto quando si deve entrare dolcemente in un personaggio o ci si deve allontanare per scoprire un'ambientazione, per scoprire dei personaggi, per rivelare un contesto, oppure per seguire i movimenti laterali mentre i personaggi camminano, corrono, mentre i personaggi fanno cose. In particolare quando si avvicina la camera verso il soggetto si va ad enfatizzare ciò che sta succedendo, quindi si fa capire allo spettatore che quello è un momento importante. Si può fare ovviamente anche verso un oggetto, un testo, quindi si porta l'attenzione verso qualcosa di specifico. Se poi per esempio è fatto verso il volto del personaggio, si porta attenzione verso il suo pensiero, il pensiero di quel personaggio, e quindi è il supporto perfetto per andare a comunicare il conflitto interno che può avere un personaggio. Se invece si fa la cosa opposta, quindi ci si allontana da qualcosa, da un soggetto, un oggetto, si va a disconnettere lo spettatore da quella cosa, quindi dal personaggio, andando ad enfatizzare per esempio delle emozioni negative come possano essere l'isolamento o l'abbandono. E spesso però in realtà questo tipo di movimento in uscita viene spesso utilizzato anche per chiudere per esempio un film, perché più i personaggi vanno a diventare piccoli man mano che ci si allontana da questi personaggi, più andiamo a scollegare lo spettatore da quel contesto. Inoltre con il carrello si può andare a creare quell'effetto chiamato effetto dolly zoom, quindi l'effetto vertigo, che è stato chiamato così perché è stato utilizzato da Hitchcock nel suo film Vertigo, ed è quel tipo di ripresa in cui il carrello fa il movimento opposto dello zoom della lente che ho montato sulla camera. Quindi se si allontana la camera zoomando con la lente in avanti, il soggetto in primo piano diventa dominante rispetto allo sfondo, e quindi è come se vedessimo lo sfondo che si allontana dal soggetto, mentre il mio soggetto ingrandisce all'interno dell'inquadratura. Se invece si fa la cosa opposta, quindi si avvicina alla camera zoomando con la lente indietro, si va ad aumentare la dimensione dello spazio. Praticamente lo sfondo si schiaccia, si avvicina al soggetto, facendo però restare in questo caso quello che abbiamo in primo piano nella stessa dimensione, esattamente come succede nella scena clou di Bohemian Rhapsody. Freddie Mercury sta iniziando a cantare, inizialmente lo sfondo è molto lontano, quindi si percepisce tutto quanto il pubblico, poi con questo cambio di focale attraverso lo zoom il personaggio rimane uguale come dimensione all'interno dell'inquadratura, quindi Freddie Mercury è sempre uguale allo stesso modo, però è il pubblico che si avvicina visivamente e in questo modo inizia ad essere più importante nella scena. Ovviamente i carrelli hanno bisogno di più professionisti per essere utilizzati e anche abbastanza economie, perché comunque noleggiarli ha comunque un costo più di quello che possa essere il costo di uno slider o di eventualmente un gimbal, e quindi di conseguenza non sono alla portata di ogni produzione. Ed ecco perché vi ho detto prima che con abbastanza tecnica con un gimbal ci si può avvicinare al tipo di ripresa. Ovviamente l'effetto vertigo è molto più complicato da fare da soli con un gimbal, però con lo slider può essere ricreato facilmente, è il movimento che si avvicina di più al movimento fatto con un carrello. Parliamo adesso proprio dello stabilizzatore, che possa essere una Steadicam o possa essere un gimbal, quindi quel supporto che va ad eliminare le vibrazioni sulla fotocamera e che permette alla fotocamera di muoversi liberamente in qualsiasi direzione. È un tipo di supporto ideale per le riprese lunghe, per muoversi attraverso dei set di grandi dimensioni o per realizzare delle carrellate complesse, esattamente come nella scena di Parasite, quindi la scena più cruciale. La camera si va a muovere insieme al personaggio in degli spazi molto molto stretti, in modo molto rapido e fluido, andando a creare una
incredibile quantità di suspense, e nessun altro tipo di supporto avrebbe potuto trasmettere la stessa identica sensazione. Se invece si ha bisogno di trasmettere un senso di squilibrio con un movimento più soggettivo, allora entra in campo la Sdorricam, la Bodycam, o chiamata anche Body Mount. È praticamente una cosa che a me fa impazzire ed è un supporto che si fissa al corpo dell'attore e trasmette un punto di vista dinamico che fa perno sui movimenti dell'attore. Può essere utilizzato per creare delle vertigini, panico, ansia, nausea, per far sentire al pubblico la tragedia di un personaggio e farlo immergere completamente nella sua esperienza. Più ovviamente l'attore è bravo e più questa cosa sarà trasmessa in maniera estrema allo spettatore, e si può sfruttare anche posizionando la camera alle spalle dell'attore. In aggiunta a tutti questi supporti, poi ci sono le ventose per attaccare la camera ai veicoli, ci sono i droni, ci sono le custodie per riprendere sott'acqua, ci sono i robot, però insomma io ho preferito oggi soffermarmi soltanto su questi primi set perché credo che siano i principali su cui iniziare a focalizzarsi all'inizio. Il consiglio che posso darvi è di cercare di ricreare lo stesso movimento al massimo delle vostre disponibilità, andando ad ingegnarvi quando magari non avete la possibilità economica di noleggiare quel determinato supporto. Ora, la prossima volta che guardate un film, prendete carta e penna e iniziate a segnarvi quali di tutti questi supporti che vi ho raccontato oggi sono stati utilizzati per realizzare quella scena specifica e soprattutto in che modo quella ripresa con quel supporto vi ha emozionato. In questo modo andrete ad acquisire molto più velocemente che cosa si può trasmettere con quel supporto specifico. Quindi raga, io spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere se volete altri video di questo tipo, dove andiamo a toccare cose un po' più dal punto di vista registico, perché in realtà è ciò che sto facendo sempre di più ultimamente, quindi sto sempre più abbandonando la questione filmmaking e mi sto specializzando sempre molto più dal punto di vista di creatività, scrittura e regia. Questo canale insomma è un po' il mio diario di crescita, mi piacerebbe parlare anche di questa cosa. Fatemi sapere quali argomenti vorreste trattare. Vi leggo nei commenti. Vi ricordo che se volete supportare tutto quanto quello che faccio con questo canale, potete lasciare un bel mi piace e condividere il video con qualsiasi persona che possa essere interessata a questo argomento. Come ultima cosa, non dimenticate anche di iscrivervi attivando la campanellina, così rimarrete aggiornati su tutti i prossimi video che caricherò. Io come ultima cosa vi saluto e se avete trovato utile questo video, sicuramente troverete utile anche uno di questi altri due. Vi aspetto di là, sempre qui su YouTube con me, Dalilu. Shoo!